Buongiorno Stefano. Sasha, Buongiorno a buongiorno, tutti. buongiorno a tutti. Benissimo. Oggi abbiamo una puntata che sarà per lo più incentrata sull'Ucraina, non è vero Stefano? Abbiamo giusto. qualche notizia dalla Siria con gli attacchi israeliani, con l'Iran che anche lui ha avuto a che fare con qualche cosa di abbastanza sospetto e le accuse chiaramente cadono Sì. verosimilmente sulle Eh stesse beh, se lo persone. sono richiamato anche loro, hanno fatto anche un brindisi per quello Netanyahu e Gantz. Diciamo che sono i principali sospettati, per non dire che è certo, che comunque abbiano tramato in qualche modo, attraverso probabilmente qualche spia corrotta, per causare un problema alla centrale elettrica Ecco, si della sa base che di cosa è Natanz. successo esattamente, dei danni. È stata danneggiata, però non la centrale di Natanz, è solo la parte che riguarda la sottostazione elettrica, il che significa che i lavori proseguono Ok. sostanzialmente. Non sono coinvolte centrifughe o cose del Assolutamente genere. no, assolutamente Ecco. no, ed è già la seconda volta che ci provano. Ed è la seconda volta che non riescono con nessun tipo di sistema a penetrare all'interno della centrale di produzione dove ci sono le centrifughe, eccetera. Per cui l'unica cosa che sono riusciti a intaccare è la centrale di produzione elettrica. Questo significa che con mezzi tradizionali non riescono ad andare oltre. Cioè, per tradizionali intendo un funzionario, un operaio corrotto che in qualche modo danneggia, o corrotto o ricattato, ecco, alla fine delle fini poi c'è anche quella possibilità, in qualche modo arriva a danneggiare, poi Quindi i sabotare. servizi, bene o male, hanno trazione ormai soltanto con più poche persone all'interno di queste strutture e sono le persone che hanno un Sì. livello di accesso alla sicurezza che è piuttosto Basso, basso. sì. Ecco. Diciamo che sta funzionando il sistema di controllo e di controspionaggio iraniano, sempre che non siano metodi per far credere questo e che in realtà poi siano riusciti, ma di sicuro questa ipotesi è vagliata dal controspionaggio iraniano, che quindi continuano con i monitoraggi e probabilmente lo intensificano oltretutto sui controlli sul personale. Va bene, noi tra l'altro ieri abbiamo vissuto una giornata di ricordo di memoria storica perché ci tenevo a ricordare la figura di Yuri Yuri Gagarin. Gagarin. Yuri Gagarin, che è stato il primo essere umano a volare oltre l'atmosfera terrestre nello spazio, quindi nel cosmo, ed è diventato il primo cosmonauta. Il primo cosmonauta che ha portato un messaggio importante, perché lui non ha compiuto quell'impresa solo per sé o per il suo paese, ma l'ha fatto per tutta l'umanità. E quindi era giusto ricordarlo. E va ancora di più ricordato e sottolineato la bassezza invece del consiglio, scusate, Blinken, che cos'è? Il consiglio, consigliere di Stato, Consigliere di Stato, segretario segretario della. di Stato, il segretario di Stato americano, che invece ha ricordato la cosa senza citare l'Unione Sovietica, senza citare Yuri Gagarin, e mettendo invece la foto astronauta americano con la tuta spaziale, che è una cosa inaudita questa, Vergognosa, perché sì, riscrivere la storia nel fondamentalmente, come vogliono. 1961, il 12 aprile, gli americani non avevano neanche un razzo per tirare una scorreggia, voglio dire, Sì. altro che Il andare nello spazio. primo satellite era russo, il primo uomo nello spazio era Esatto. russo, in sostanza. E anche la prima donna. Poi la seconda è stata russa, la Tarasova, ricordiamoci. Anche queste cose qui sono importanti. Non è accettabile che un regime come quello americano si spinga a voler cambiare le cose che per loro sono scomode, ecco.
Vorrei vedere se un giorno magari l'India ricordasse l'eventuale sbarco sulla Luna mettendo gli astronauti indiani al posto di quelli americani. Ecco. Ah, se non ricordo male, ho visto le celebrazioni addirittura fatte in Arabia Saudita per questo evento, con le immagini di Yuri Gagarin su un grattacielo. Sono state fatte in tutto il mondo, Esatto, sono. solo gli Stati Uniti hanno ancora evidentemente dei problemi. Dei complessi proprio. No, probabilmente si parla di brucia, di qualcosa che brucia dal basso, Sì, sì, ecco, sì, il no? peperoncino, quando ne mangi troppo. Esatto, gli brucia ancora, evidentemente, e quindi sono così. Eh sì. Ma sono persone veramente piccole, piccole La veramente. bassezza, guarda, che cosa vuoi Sì. farci? Di fronte a un gigante come lui, loro scompaiono proprio. Guarda, la puntata di oggi sarà incentrata principalmente, diciamo due cose un attimo su Siria, Iran, eccetera, oltre alla centrale di Natanz che prosegue nel suo lavoro, anche perché le novità che ci sono che gli Stati Uniti hanno offerto un'apertura, uno spiraglio. A loro modo, no? Sempre da piccole persone che sono, restando sull'argomento, ricordiamo che aveva firmato l'accordo sul nucleare il presidente Obama. Il presidente Trump lo ha stracciato, nonostante che l'Iran stesse rispettando ogni clausola del trattato. Ha fatto saltare Soleimani anche Sì, nel corso dell'anno. e anche uno scienziato, no? Ricordiamo anche quello, un civile è stato ucciso, assassinato con la scorta. E poi che cosa hanno fatto? Trump ha stracciato l'accordo e non ha rispettato, ha posto le sanzioni. Adesso è arrivato Biden, che cosa dice? Eh sì, io sarei disposto a togliere le sanzioni, ma voi dovete prima rispettare gli accordi che noi stiamo violando. Sì. No? Voi li dovete rispettare, ma Voi noi. dovete to tornare a rispettarli come li rispettavate prima, praticamente, no? Per dirlo giusto, dovete tornare a rispettarli come li avevate rispettati prima che il presidente americano, che non aveva ancora rispettato i patti sottoscritti, gli accordi sottoscritti, li stracciasse, no? Sembrano accordi di mafia quasi, insomma. Esattamente. Quindi voi dovete tornare prima a rispettare quegli accordi che erano stati sottoscritti e poi noi vediamo di togliere le sanzioni e di ritornare al tavolo per le trattative. Vogliono in pratica arrivare a una nuova trattativa. Insomma, tra Trump e Biden non è cambiato Ma nulla. averle comunque e sempre in ginocchio davanti a loro. Ecco, questo, la tecnica imperiale non è che cambi più di tanto. Vogliono avere a che fare con degli straccioni, non con delle persone alla pari. Esattamente. In pratica, gli Stati Uniti non accettano di trattare alla pari con altri stati, vogliono degli stati sottomessi e basta. E la stessa cosa hanno cercato di farlo con la Russia. E E sicuramente lo fanno tutti i giorni anche con noi, no? Stati vassalli. Ce sì, lo esattamente. ricordano quotidianamente, ecco. Ce lo ricordano soprattutto quando dicono che i vaccini prima vanno a loro e poi i rimasugli vengono a noi, no? Quello che loro non riescono a smaltire, e poi quando avranno finito di vaccinarsi loro se ne parlerà per noi, no? Ed è quello che hanno ribadito al nostro ministro Di Maio. Mi scuso con Di Maio perché io in un altro video sul mio canale avevo detto che lui partiva per gli Stati Uniti quando Blinken veniva a Bruxelles, no? Perché a Bruxelles da ieri a oggi ci sono degli incontri per stabilire la linea di condotta della NATO. E tra l'altro era presente anche il presidente ucraino Zelensky, che è andato a prendere probabilmente degli ordini da eseguire. Di Maio ha effettivamente incontrato per un'oretta Blinken. Prima che partisse che gli ha detto semplicemente le stesse cose che aveva detto nel comunicato stampa, cioè i vaccini ci sono per gli americani, a voi vanno gli scarti, cioè i rimasugli, e poi quando avremo finito di vaccinarci noi, la produzione aumenterà per voi. E quindi non c'è possibilità di avere nessun aumento di forniture,
E probabilmente tutto quello che sarà problemi di produzione, rallentamenti, guasti, viene scaricato sull'Europa. Come è Quindi successo immagino che. anche prodotti di seconda scelta e quant'altro, Quello insomma. non lo so, però di sicuro ogni rallentamento viene scaricato sull'Europa, sulle forniture all'Europa, perché l'Europa è Stefano, un'espressione geografica, e ricordiamoci che non geografica, burocratica, gli e Stati quindi. Uniti fondamentalmente non sono gli unici produttori di vaccini. Ecco, Assolutamente no, se qualcuno assolutamente. vuole vaccinarsi, ecco, ha delle altre opzioni. Ma non in Italia. Cioè, Ma non in Italia, ecco, e questo non in è Europa. chiaramente Non in un Europa. tema abbastanza importante. Non in Europa, in questo caso parlo di Europa e non di Unione Europea, perché anche in Inghilterra non sono stati approvati altri vaccini. Però in Inghilterra hanno un vantaggio, che essendo loro produttori di vaccini, loro si stanno vaccinando tutti, e quindi sono crollate le morti dei cittadini britannici. Mentre da noi invece no, perché languono le vaccinazioni, che eliminano appunto il rischio di morte. Resta comunque il fatto che è un discorso di geopolitica, al di là del discorso medico. Il discorso di geopolitica è che noi non ne stiamo producendo, no? E dipendiamo in tutto e per tutto da produzioni che sono fuori. E questo non va bene. Tra l'altro c'è una ditta in Italia che ha iniziato a produrre il vaccino Sputnik. Perché il problema è che il presidente della Gamaleya, o anzi no, scusatemi, del Fondo Sovrano Russo, ha detto che se nel caso l'EMA non dovesse approvare Verrà il interrotta quella vaccino, sperimentazione in Italia, immagino. no, assolutamente, loro proseguiranno a produrre in Italia, anzi la amplieranno, però la Non possono trasferiranno, vendere in Italia e quindi portano le merci la all'estero. useranno per venderla all'estero, perché ricordiamo che la Russia non sta riuscendo a far fronte alle produzioni e alle richieste che ha da più di 60 paesi. Certo. In quasi 60 paesi il vaccino ha già compiuto l'iter ed è stato approvato. In più di 60 paesi invece è in corso, oltre alla distribuzione e all'approvazione che è stata fatta, negli altri che mancano, se mettiamo insieme anche quelli che hanno in corso l'approvazione, sono più di 60. Che non sono pochi, voglio dire. Il punto è che loro hanno sempre dato la disponibilità, e l'ha ribadito ancora in un servizio di report pochi giorni fa, la disponibilità a farlo produrre all'estero, questo, a cedere la tecnologia di produzione, tutto pur di vederlo prodotto all'estero, disponibile per tutti, visto che è efficace. Ed Certo. è certo questo, che è efficace con minimi, leggera febbre, basta, non c'è nessun Non mai ci stato sono segnalato conseguenze come nessun effetto blocchi. Esatto. collaterale né altre cose da questo vaccino qua. Ecco, Per quanto passiamo riguarda all'Ucraina. l'Ucraina, ma qui è tutto Lo so che è mescolato, legato, però purtroppo è tutto legato, ho perché adesso io anch'io ti il parlo dell'Ucraina, fondoschiena sotto il ma non ti posso, fuoco. ad esempio, adesso ti parlo dell'Ucraina, non ti posso che parlare di nuovo di Germania e Russia, che è la stessa partita che c'era prima. Però c'è il Nord Stream 2 e di nuovo ci sono gli americani di mezzo, perché le multinazionali americane che vendono il gas, eccetera, vorrebbero Ma vendere il è di gas nuovo lo stesso all'Europa discorso, è un discorso industriale. esattamente come vogliono vendere solo, hanno loro i brevetti dei vaccini e via dicendo, e qui vogliono vendere il gas, no? E quindi diciamo anche lì gli brucia che la Russia attraverso il Nord Stream 2 venda il gas alla Germania, no? Perché? Perché taglia fuori la Polonia, taglia fuori le Repubbliche Baltiche, Alla Romania e tutti gli altri che avevano taglia accesso fuori probabilmente. l'Ucraina, la Romania e quei paesi che attraverso il gasdotto siberiano che arrivava dall'Ucraina avevano degli introiti, no? Attraverso il passaggio di questo gas, e che adesso perderanno perché c'è il Turkish Stream a sud, no? Che attraversa la penisola balcanica e diventa poi TAP, Trans-Adriatica Pipeline, e viene in Italia. Mentre
e bypassa completamente l'Ucraina. Arriva dall'Azerbaigian questo, che l'Azerbaigian poi non ha tutto il gas per le forniture, lo compra dalla Russia, no? E lo rivende chiaramente più caro a E tutti gli lo altri. Beh, rivende, lo giustamente. immette come gas a zero, no? Però è poi russo alla fine Certo. del fine, ecco. E quindi che cosa succede? Che l'Ucraina, attraverso gli Stati Uniti, ha ricevuto istruzioni di causare una crisi, che poi questa crisi si trasformi in un'occasione per altri motivi, per la Russia o per risolvere una questione di sicurezza nazionale, è un'evoluzione di un caso che stiamo studiando adesso, no? Perché le disposizioni, noi tra l'altro qui vedete anche tra l'altro la posizione o la mappa delle pipeline interne all'Ucraina per la distribuzione del gas, e vedete la principale che attraversa l'Ucraina, va a Leopoli, no? E poi attraversa e poi va verso la Slovacchia, l'Ungheria, la Polonia e via dicendo, si dirama. Ecco, questa qui è praticamente quella che viene chiusa, la parte che va verso l'Europa centrale. Perché viene chiusa? Perché il gas che arriva attraverso Nord Stream 2 in Germania è superiore alla quantità del fabbisogno tedesco, che verrebbe interamente coperto con un sovrappiù per l'esportazione. In pratica la Germania diventa un distributore Un hub come la Turchia. un hub per la distribuzione di fonti energetiche, e quindi cessa di avere il fabbisogno, ha un potere politico maggiore all'interno dell'Europa. Stessa cosa che vuole ottenere la Turchia, fondamentalmente. Stessa cosa che vorrebbe ottenere la Turchia, e in parte ce l'ha, però se vedete ad esempio attraverso l'Ucraina, andando giù verso Odessa e via dicendo, c'è una linea che era quella che alimentava in parte prima Grecia e via dicendo. Quella linea lì può essere utilizzata per ricollegarsi poi attraverso la Grecia e poi il TAP, per venire ad alimentare direttamente l'Italia. Quindi Nel caso bypassi la Turchia, nel qual caso la Turchia si comporti male, puoi anche comportasse bypassare il male, si Turkish chiude il suo Stream, rubinetto e si usa esatto, e se ne apre questo. un altro, Però però questo si per trova nel Donbass. sì, si trova nel Donbass, però c'è un'altra linea che passa vicino a Odessa. Nel senso che l'opportunità che si apre in questo caso, se noi andiamo alla mappa 2 con tutte le produzioni che ci sono in Ucraina, no? Noi vediamo che la zona di Kiev c'è produzione di industria aerospaziale, missilistica, navale, perché è navigabile quel tratto, industria metalmeccanica, a Kharkov c'è l'industria aerospaziale, l'Antonov, ci sono le fabbriche dei carri armati, l'industria pesante, a Dnepropetrovsk, oltre alle centrali nucleari, che ci sono anche a Kherson, ci sono anche le industrie, anche qui missilistiche e via dicendo. Poi andiamo ai cantieri navali di Odessa, ai cantieri navali di Mariupol. C'è tanto in Ucraina che è venuto a mancare alla Russia nelle forniture, no? E la Russia solo in parte è riuscita a sostituire queste produzioni. Ad esempio, ricordiamo una cosa per tutte: i motori per gli elicotteri erano prodotti esclusivamente in Ucraina, I Kamov. per gli elicotteri russi, esatto, le turbine le producevano esclusivamente in Ucraina. Il problema è che la Russia è riuscita sì a fare una fabbrica che li fa, però non nel numero che poteva aver bisogno, e comunque non ne ha avuto un vantaggio economico, perché l'investimento è stato notevole, no? E sono dovuti partire da zero. E prima di arrivare al regime o poter implementare la produzione, ne passa, no? Vedete, tutte queste cose servirebbero di nuovo alla Russia, anche per un motivo: che tutta questa parte dell'industria ucraina è morta. Ma appunto io immagino che tutte queste industrie che tu stai elencando fondamentalmente sì, possano servire alla Russia, ma in questo momento l'Ucraina non le sta neanche più utilizzando, sono morte.
Dunque, non le sta utilizzando perché erano anche aziende direttamente in concorrenza con produzioni europee o americane. Non abbiamo bisogno di motori per elicotteri, no, noi, perché li Certo. produciamo internamente. L'Agusta, per dire, l'Agusta Bell, se li produce insieme alla compartecipata inglese. Anche i turchi se li producono, i motori, no? Che hanno il mangusta Sì, loro, i turchi diciamo. sono una rarità in Medio Oriente perché fondamentalmente sono gli unici che si autoproducono il materiale. Tante cose, esattamente. Pensiamo agli aerei, gli Antonov. Noi abbiamo l'Airbus, no? Gli americani hanno la Boeing e altre, eccetera. La Lockheed, cioè, che cosa se ne fanno degli Antonov? Sono solo degli ottimi aerei da trasporto, ma finito quello, sono solo dei concorrenti, ecco. Aveva fatto un ottimo aereo da trasporto, migliore dell'A400 per scopi militari anche, l'Antonov, però è rimasto lì fermo perché Invenduto, è sì. presentato nel 2013, nel 2014 c'è stato il golpe. E quindi è rimasto senza clienti. L'ha comprato forse l'industria cinese, però visti quello che sta facendo Zelensky contro i cinesi, col cavolo che andranno a sviluppare quell'industria lì. E quindi vediamo tutta una serie di i cantieri navali dell'Unione Sovietica sono tutti abbandonati in Certo, sì. perfetta, e la Russia ne avrebbe bisogno, come? Perché non ha altri cantieri ancora oggi, non ha cantieri per costruire navi delle dimensioni della sua portaerei, ad esempio la Kuznetsov, che era stata costruita infatti nel Mar Nero. E quindi vediamo che tutte queste cose sono nell'Ucraina e a loro servono. E l'Ucraina nel frattempo le vede morire, perché non c'è una nuova industria e tutto quello che c'era sta morendo. Ma la bellezza anche è che tutte queste industrie non sono molto vicine a Kiev, fondamentalmente. È tutta roba abbastanza vicina ai confini. Sì, Beh, Kiev è vicino ai confini. ma i confini parliamo soprattutto del Donbass, in questo momento, non tanto della Ecco, Russia come allora, sponda. se ci sarà un conflitto, scordati che sia nel Donbass. Sarà altrove, probabilmente, tipo Bielorussia, Il questi grosso confini. delle forze, una grandissima concentrazione di forze russe è a Voronezh. Voronezh praticamente è sopra la Stiamo scritta guardando la cartina in questo momento con le dell'Ucraina, formazioni sì. russe. Ah, ok. Vado anch'io allora. Voronezh è la concentrazione che c'è qui. Ora il Voronezh, infatti, vedete, no? Lì si sono concentrate unità di corazzate, unità anche di difesa aerea. Ho visto i Buk 3 che li stavano montando. Ho visto i Tochka in quella zona. Ho visto tantissima formazione, ospedali da campo. Ho visto concentrazioni elevatissime di truppe che arrivano da regioni centrali della regione centrale e orientale. Soprattutto anche orientale, molti da addirittura i mezzi della marina, dei fanti di marina russi di Vladivostok, che sono arrivati nella zona di Rostov-on-Don. In Crimea anche è arrivato di tutto. Oltre alle truppe aviotrasportate, le prime che sono arrivate, che sono state stanziate lì, poi sono arrivati mezzi corazzati in abbondanza, e ultimamente ho visto il video di un convoglio di 18 mezzi antiaerei Panzer e un Tor, Quindi no? difese di punto. Andavano dunque nella zona di, aspetta che ti dico precisamente la città, Stanno rinforzando una posizione specifica come un aeroporto o cosa? Ah, Simferopoli, sì. beh, sì. Allora, nella zona di Simferopoli ci sono alcune basi militari, una in particolare.
dove ci sono, che sicuramente è stata rinforzata, dove ci sono anche però delle basi per la guerra elettronica. E i centri radar, attenzione che sono molto importanti. Il punto è che i 18 mezzi vanno ad aggiungersi a quelli che già ci sono. Ricordiamo un attimo che partendo dall'alto c'è di sicuro una batteria di S-400, composta da non so quanti lanciatori, ma sono come minimo 4 o 6. Due batterie di S-300. Anche queste abbiamo visto arrivare in Crimea lanciatori di S-300 senza i moduli radar di comando, eccetera. Erano solo in viaggio i lanciatori, il che ci dice che vanno ad aggiungersi probabilmente Si a dei interfacciano battelli. sulla rete, magari radar Esattamente. degli S400. Perché ricordiamolo che dal moduli di comando che gestiscono questi lanciatori, i lanciatori si possono posizionare entro un raggio di 25-30 km nel caso degli Questo S-300. vale anche per i Buk e per altri sistemi, immagino. Esattamente, quindi coprono poi una superficie maggiore della portata teorica. Quindi ha detto S400, S300, abbiamo i Buk come Abbiamo i appena Buk detto. M3 e Buk M2. E Buk M2 e poi varie formazioni minori, tra cui Panzer, mezzi di punto, Strela, c'è un po' di Tunguska, sì, varie cose, Thor, eccetera. eccetera, come hai detto prima. Che È uno scudo aereo notevolissimo. è Allora, quello che vediamo attivo in Siria fondamentalmente, da però parte siriana molto più povero. sì, esatto, però moltiplicato nell'efficienza, nella capacità, soprattutto dei radar E nella moderni e via modernità dicendo. sicuramente, sì. Esatto. Quello che è importante, è che poi erano stati posizionati qui nel 2014 anche i missili Iskander, alcune batterie, alcuni lanciatori. Altra cosa, sono stati attivati i Bastion nel nord e qui i Val, se non I sbaglio, che BAL, sono Val, quelli antinavali, antinavali? sì, BAL, sì. Val, ok. No, perché la V si dice B, Può darsi, B sì, no, io non, quindi non mi lo ricordo mai. pronuncio Sì. così com'è. E quindi la disponibilità di difese in Crimea è notevolissima, anche perché è un rafforzamento che va avanti dal 2014. I sistemi antinave hanno dei raggi abbastanza impressionanti, qualcosa tipo 400 centinaia di chilometri, sono tipo 400 chilometri, se non erro, almeno i radar, Dunque, dico. nel caso degli Iskander anche di più, li superiamo abbondantemente, arriviamo probabilmente ai 1500 km, se ben mi ricordo, per quelli navali e via dicendo, soprattutto anche perché hanno portato in zona i Tupolev 22, che sono specifici anche per portare, oltre ai missili di crociera, anche quelli antinave. Sì. In particolar modo quelli ipersonici Kinzhal. Il sistema difensivo della Crimea è pronto. Il problema è che non è solo difensivo. Le dichiarazioni recenti dell'Ucraina per bocca di vari personaggi, compreso il presidente, assolutamente noi non vogliamo attaccare la Russia, assolutamente noi non abbiamo intenzione di attaccare il Donbass, però ci difenderemo in caso di attacco, no? E la stessa cosa poi è stata detta da Lavrov, nel senso che nel caso che ci sia un'escalation e che venga attaccato il Donbass, loro sono disposti non sono disposti a tollerarlo. Insomma, hanno tracciato una linea rossa che fino ad oggi era ambigua, ma oggi non lo è più, ecco. Se noi guardiamo e volgiamo lo sguardo alla Siria e ricordiamo quando sono state tracciate queste linee rosse, cosa è successo? Che immediatamente venivano tracciate per essere violate, Certo, sì. no? Perché? Perché veniva creato poi un episodio che serviva appunto a giustificare un intervento. Nel Parliamo 2002. di quegli episodi chimici, no?
Esattamente. Nel 2012, stavo appunto per fare l'esempio, ci fu la false flag, il finto attacco chimico, cioè l'attacco chimico probabilmente c'è stato, il problema era Che che l'hanno era... fatto il terrorista. Esatto, come aveva dimostrato il MIT di Boston, la traiettoria dei proiettili che avevano portato il gas tossico, che l'avevano diffuso nel quartiere, arrivavano dalla zona controllate da Al-Qaeda, no? E non dalle zone controllate dai soldati. E questo è stato dimostrato ampiamente, poi sempre dimenticato dai media. Poi anche testimoni che dicevano di essere stati portati là a subire quelle cose nelle stanze chiuse, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono Quello testimonianze anche di persone che hanno subito. sì, Cos'era Ghouta, no? nella Ghuta, Ecco. esattamente, nella Ghuta Duma, se non sbaglio. Allora, noi abbiamo tutta questa serie di episodi, più sentiamo parlare di pace, di non belligeranza, di È non voler attaccare, eccetera, più dobbiamo preoccuparci, perché è proprio il perché contrario che sta per Il succedere. momento in cui prepari lo scontro è il momento in cui devi confondere il tuo nemico e quindi lo confondi con falsi proclami di amicizia e di pace. Ed ecco, oltretutto, a livello di immagine, ti prepari l'immagine dell'aggredito, no? E lo La stanno vittima. facendo, esatto, e lo stanno facendo con una tale grossolaneria, con una tale ingenuità, no? Che gli ucraini veramente fanno ridere, perché un mese fa, violando tutti gli accordi di Minsk, uno e due, hanno riportato nelle zone smilitarizzate, che erano ancora smilitarizzate, Tutte le le artiglierie, artiglierie, certo. i carri armati, truppe, missili, mortai pesanti, tutto quello che avevano hanno portato, e hanno portato addirittura Vediamo gli squalabus, dai. sì. Il convoglio che abbiamo visto ieri, che abbiamo trovato il video ieri che risale, credo un paio di giorni fa, vedeva in transito un convoglio che oltre a mezzi degli anni 60-70, Ha cioè portato proprio di tutto, i sì. Sì, blindati a quattro ruote, motrici, no? Anziché a se non erano BMP, certo. vecchi cingolati appunto degli anni 70, cose che eravamo abituati a vedere magari in reparti vecchi in Siria, recuperati così alla bene meglio, gli ucraini li stanno portando al fronte anche quelli. Perché? Perché stanno portando tutto quello che hanno ancora adesso. Mentre fanno quei proclami di pace che stavi dicendo prima. Ecco, se loro invece di portare tutti, avessero semplicemente portato via tutto quello che hanno C'era portato in prima. violazione dei trattati, nessuno avrebbe portato al di là delle frontiere sul suo territorio nazionale, tra Un l'altro, dispositivo così, un così. dispositivo così enorme. Il problema è che questo conflitto, che a parole nessuno vuole, mi pare di capire che tutti lo desiderino. Perché parlando fuori dai denti, se alla Russia capitasse l'opportunità di risolvere il problema dell'avvicinamento delle frontiere della NATO alle sue frontiere, occupando fino oltre Kiev l'Ucraina, no? Non avrebbe mica grossa resistenza nella popolazione, perché la parte russofona uscirebbe nelle strade a festeggiare, parliamoci Che è chiaro. stata repressa fino all'altro giorno, eh. Sono stati Abbiamo gettati subito nei gli urti, cassonetti, hanno fatto di tutto. sono emigrati in Russia milioni. No? Rapimenti, uccisioni, violenze, abbiamo visto di Esatto, tutto. abbiamo visto di tutto, sterminio come a Odessa, ti ricordo, a Mariupol, che avevano impiccato in Assolutamente. strada il capo della polizia, le milizie dell'Azov o dell'Haidar che fossero. Senza contare appunto tutte quelle milizie che giravano libere per il Donbass, prendendo tutti i civili e militari e facendo loro passare qualsiasi cosa. Effettivamente, quando c'erano le restituzioni dei prigionieri, anche gli ucraini restituivano dei civili, non restituivano dei militari. Ecco, No, infatti. e questa è la cosa scioccante. E quindi noi dobbiamo tenere presente che anche alla Russia converrebbe
liberarsi del rischio di avere la NATO a pochi chilometri dai suoi confini, allontanandole, inglobandole praticamente i territori sottratti all'Ucraina, quindi ex sovietici, nella Federazione Russa. Si riapproprierebbe in un colpo di una quantità di industrie di cui ha bisogno, di manodopera, perché ricordiamo che la Russia sta affrontando il problema dello shock demografico degli anni 90, che è pesantissimo, pesantissimo veramente dal punto di vista demografico. Il periodo di ordoliberismo yeltsiniano ha devastato una generazione di popolazione russa che manca e ancora non si sono ripresi del tutto. E quindi verrebbe utile per loro tutte le industrie di cui hanno bisogno, la possibilità di fornire poi gas e energia ad altri paesi attraverso le pipeline che ci sono, bypassando però alcuni territori, lasciando poi la parte a ovest come Ucraina a sé stante, Ma la parte di gi Leopoli che poi era ex Polonia, giustamente ex. ciò che resta, la Polonia ha fatto di tutto per avere sia questa parte che la Bielorussia. Si potrebbe lasciargliela, però capisci che... Ma se la prenderanno, perché ti ricordo Certo, che nel sì. 1938, quando c'era stata l'occupazione, la spartizione della Repubblica Ceca, no? Della Cecoslovacchia, la Polonia reclamò una parte dei territori e se li prese. Certo, ma possiamo intravedere la stessa cosa capitare in Ucraina. In Bielorussia non sarà così facile perché il dispositivo russo è già più pronto, però come l'abbiamo visto posizionato Stefano nella mappa di prima, il dispositivo non copre tutta la Bielorussia. È come se Sì, lasciassero parte... ma le truppe bielorusse io l'ho viste spostarsi a sud. Ok, quindi anche loro si sono messe al confine seguendo le disposizioni russe, fondamentalmente. Kiev stessa per me, in caso di conflitto, è a forte rischio di accerchiamento, eh. Ma si vede, la mappa qua chiaramente ci fa presagire che le parti del Donbass sono difese e quindi intoccabili, e le altre sono un dispositivo probabilmente di attacco. È per questo che io ho detto che è un conflitto che nessuno vuole, ma tutti desiderano. Perché la Russia, tutto sommato, sa benissimo che comunque le sanzioni non le Ah tolgono. no, certo, anzi Per quanto peggioreranno lei ancora. continui imperterrita e ostinatamente a muoversi nell'ambito del diritto, della correttezza del diritto internazionale, l'Unione Europea e gli Stati Uniti non toglieranno le sanzioni. E pertanto per lei è sconveniente a questo punto comportarsi come ha fatto finora, cioè nel pieno rispetto del diritto internazionale. È arrivato forse il momento in cui la Russia acquisisce la convinzione e realizza, in poche parole, che gli Stati Uniti sono un nemico, non un Ma partner, infatti no? nelle ultime dichiarazioni di Lavrov e di altri diplomatici è uscito proprio questo discorso, che gli Stati Uniti sono oggi considerati, ma solo oggi, e da oggi, dei nemici. Esattamente. Ricordiamo la baia di Pietro il Grande, no? Un territorio marittimo che è ritenuto acqua interna, mare interno, dalla Russia, con una linea di demarcazione ben netta e ben definita dagli anni Ottanta. Gli Stati Uniti hanno cercato di violarla, no? Costantemente, certo. Con un mezzo navale. La Russia ha inviato i suoi mezzi navali. Al secondo tentativo di violazione anche di 1 metro, l'unità navale russa l'ha inseguita nuovamente e la nave americana si è allontanata. Ma è seguito un ordine molto preciso e chiaro: al prossimo tentativo sparate e, se necessario, inseguite il mezzo e lo affondate, nel senso con il diritto di inseguimento. È stato molto chiaro, gli americani non si sono più avvicinati.
Sì, ma sta proprio cambiando completamente lo scenario e anche È molto cambiato. rapidamente. È cambiato moltissimo moltissima la risposta russa alle provocazioni americane, moltissimo. Guardate che stiamo parlando di un cambiamento Pericoloso, sì. E lo stiamo già agli segnalando. antipodi di quello che succedeva prima. Prima era sì, rispondiamo, ma nell'ambito della diplomazia e via dicendo. Non ci sono più mezza misura adesso. No, no, adesso non ci sono mezze misure. Cioè, se ti dico che non puoi fare una cosa e tu la fai, io te lo sconto subito. L'entrata nel Bosforo dei mezzi navali americani che sta avvenendo in queste ore, della Marina Militare, che vogliono recarsi a offrire assistenza all'Ucraina, la Russia ha già detto stamattina, che si rischia, vista la presenza delle navi americane, hanno intimato di tenersi lontani dalla Crimea. Perché si rischiano, c'è un elevatissimo rischio di incidenti che coinvolgano le unità americane. E non è escluso che la Russia possa porre un limite da non oltrepassare, che sia molto al di là delle acque territoriali e che magari precluda anche l'accesso alle acque ucraine. Ucraina, certo. Perché? Per ragioni di sicurezza. E nel caso in cui gli americani dovessero oltrepassarlo, potrebbero anche intervenire per cercare di farli allontanare con la forza. Se questo accade, insomma, sta succedendo tutta una serie di cose, no? Sì, Che sì. messe insieme ci dicono che Stiamo non alzando si la tratta di un temperatura esercito. nella pentola a pressione, ecco. Ci dicono che non si tratta di un'esercitazione, non si tratta di un bluff. Alcuni di questi segnali sono il rafforzamento delle basi isolate russe all'estero, no? Se voi, che cosa distingue un bluff da un'azione bellica imminente? Lo distingue il fatto che ci sono alcune misure di sicurezza che vengono prese o non vengono prese in altre basi militari, a seconda che sia un bluff e quindi non vengano prese, o che ci si attenda un reale rischio di bellico e quindi queste misure vengano prese. Certo. In particolar modo, le basi in Siria potrebbero avere dei problemi ad essere rifornite. E quindi che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto tre navi da carico pesante, anfibie, che sono partite dal Baltico e non sono andate direttamente nel Mar Nero, sono andate a scaricare materiale in In Siria, Siria. scusa, e in più degli aerei che stanno viaggiando alla base di Khmeimim. Però non sono gli unici, perché tu mi hai mandato delle No, immagini che adesso mostriamo poi della parte opposta. attenzione, attenzione, non è solo quello, sono volati parecchi Ilyushin in Armenia, dove c'è un'altra base russa isolata dal territorio nazionale. E anche questo è un segnale importante. È un segnale importante perché dice la Russia sta mettendo in sicurezza, rifornendo in emergenza Per le sue eventuali basi assedi a lungo per termine, sì. Perché potrebbe avere dei problemi in seguito a raggiungerle. Teniamo presente che la Turchia magari potrebbe chiudere lo spazio aereo, l'Iraq potrebbe non chiuderlo, ma gli americani hanno le basi. E Certo, lì bastano quindi. dei radar accesi per dissuadere degli aerei di linea, eh? Non è che Esattamente, serve. esattamente. E quindi ci potrebbero essere dei problemi, e quindi preventivamente le hanno rifornite. Ora queste navi da sbarco, no? Da carico e anfibie stanno per entrare domani mattina nel Mar Nero, dirette probabilmente a Sebastopoli. Perché vanno lì? Perché vanno ad unirsi ad un'altra serie di navi che sono già presenti lì, anfibie, eccetera, che sono quelle della flotta del Mar Nero. Ne hanno altre tre o quattro lì presenti, ma non sono le uniche. Perché un altro dei segnali che ci distinguono un bluff da un possibile rischio di guerra vera sta nel fatto che sono state fatte giungere le unità militari da tutto il territorio dell'Unione Sovietica, Magari, sì. sì, della Russia, verso le zone del possibile fronte, no?
e questo non viene fatto, Sì, non non ha mette l'aria di un in piedi. addestramento, non ha l'aria di un... Perché è uno sforzo logistico impressionante. Noi vediamo dei treni lunghissimi andare avanti e quelli vuoti tornare indietro che vanno a riempirsi di nuovo. Giustamente tutti questi treni sono stati sequestrati alla rete nazionale, quindi insomma le 16.000 carri. industrie in questo momento stanno lamentando l'assenza di questi trasporti, Hanno problemi a consegnare le loro come merci. immagino anche a ricevere le materie prime per la produzione, quindi. Esattamente, esattamente. Altra cosa. Un altro segnale è il fatto che vengano fatti giungere altri mezzi da sbarco, che in una simulazione non servono. No, solitamente se ne si usano 3, 4 e la cosa è finita. Ma se Quando tu mi prendi tutti i mezzi che hai nel Mar Caspio li trasferisci, sì. e attraverso una rete di canali me li trasporti fino a Rostov-on-Don, no? Sul mare d'Azov. 10 mezzi, tutti quelli che ci sono nel Mar Caspio sono stati tolti e portati lì. Cioè, la Russia sta portando lì tutto quello che ha per spostare truppe anche via mare. Certo. Non stiamo parlando quindi di un'esercitazione. Il volo di Lavrov da Al-Sisi in Egitto, a mio giudizio, si legge per ricercare la garanzia e la promessa da parte di Al-Sisi di mantenere aperto il canale di Suez, È possibile, sì. per poter rifornire appunto la Siria in caso di emergenza dalla flotta, tramite la flotta del Pacifico. Sì, certo. Perché ovviamente sarà chiuso Gibilterra per le navi russe. C'è anche il rischio che chiudano il Bosforo prima o poi, Esattamente, ma in caso siano belligeranti possono anche chiudere il Bosforo Certo. e comunque vai a attraversare il Bosforo attraverso le isole di un paese NATO. È un Certo, suicidio. certo, certo. Non puoi, se oltretutto rischi un incidente con gli americani, non puoi attraversare Ma anche quelle. lì quelle navi anfibie che sono andate a unirsi alla flotta di Sebastopoli probabilmente rimarranno chiuse dentro il Mar Nero. Sì. Se le cose peggiorano, ovviamente, se Se non peggiorano entra, possono allora uscirne. per adesso stanno entrando le unità americane. Stanno entrando le unità americane. Le unità russe sono attese per domani mattina. C'è l'elenco tramite un sito dei mezzi che sono attesi. E so che dovrebbero arrivare domani mattina, perché quando me l'hanno detto mancavano 72 ore. Dalla stessa parte, non solo i russi stanno rinforzando il dispositivo, ma anche gli americani stanno rinforzando l'altro dispositivo, che non è fondamentalmente il loro dispositivo americano, è quello ucraino, che se faranno schiantare da qualche parte, ecco, loro, gli americani non si faranno alcun Allora, male. l'Ucraina si sta rinforzando attraverso un ponte Tu mi aereo. parlavi dal Canada anche, sì. È in corso un ponte aereo perché era arrivato ai tempi che avevamo dato la notizia di un volo dal Canada. Ne sono seguiti altri, ma soprattutto sono i voli americani di C-17, Global Master, come diavolo Sì, si sono chiama quelli enormi, proprio, esatto. fondamentalmente. Che continuano ad arrivare a Leopoli in continuo, proprio tutti i giorni ci sono dei voli. Che Oggi cosa soltanto c'erano due C-130. trasportano questi? Questi Munizioni? trasportano sistemi d'arma, Sistemi d'arma. munizioni, missili anticarro, qualunque cosa. Stanno Giubbotti trasportando antiproiettile. tutto. Spero in un immortale anni 60 che hanno venduto alla Lituania per difendersi, ma ragazzi, lì Ma guarda, stiamo presi rivedrai in le giro. stesse cose che hai visto anche in Siria, probabilmente. Quell'usato che torna. Guarda, i TOW credo che li abbiano esauriti tutti in Siria, quelli che Ma avevano quelli erano avanzato. tutti degli anni 80 e una buona parte, un 20%, 35% faceva cilecca anche, quindi Sì, c'erano delle però problematiche. il problema appunto è stato che erano tutti armamenti NATO che si trovavano nelle mani dei terroristi. Appunto, appunto. E queste cose qua sono costate la vita a molti soldati russi, Siriani anche, sì. russi, siriani, sicuramente più russi, però in questo scenario qua
la Russia ha messo in conto, diciamo, ha segnato, no, sul libretto nero le vittime che ci sono state. Gli americani quindi continuano a soffiare sul fuoco della guerra perché continuano a rifornire di sistemi d'arma all'Ucraina, dandole anche un senso di sicurezza, nel senso di essere Ah, spalleggiati. incoraggiandola, sì, ma Ciao. ricorda quasi quando hanno incoraggiato Saddam Hussein ad attaccare l'Iraq, ad attaccare il Kuwait. Sì, ma noi non ti In faremo parte sì, niente. no, esatto. Quello che veramente è significativo è che chi ha provato a gettare acqua sul fuoco è stata la La Germania. Merkel, sì, assieme a Putin in un discorso che hanno fatto poco tempo fa. In due diversi episodi. Il primo è stato quando, dietro alla richiesta ucraina di entrare immediatamente nella NATO, loro hanno detto: l'ingresso dell'Ucraina nella NATO non è nemmeno ancora in discussione. E quindi ha cercato di smorzare i toni. Come dire, state bravi, non fate delle cavolate. E perché sanno benissimo che non stanno rispettando gli accordi di Minsk 2. La seconda occasione è stata l'altro ieri, quando hanno fatto presente che loro sono disponibili a investire in Ucraina, cosa che non hanno mai fatto in questi anni, per creare un'industria che si basi e sviluppi le energie Rinnovabili, sì. pulite e rinnovabili, come ad esempio l'idrogeno e via dicendo. Non so il controvalore di questi ipotetici investimenti perché non hanno neanche, è stata una boutade, Sì, certo, l'ha diciamo. Non sparata, sì. esiste nulla sulla carta di studio di questo tipo di cosa, ma è una sparata fatta per State buoni che cercare. magari vi diamo due Ecco, soldi. ma questo è perché anche dal loro punto di vista sta maturando la convinzione che i fatti stiano sfuggendo di mano. Perché la Germania non vuole essere coinvolta in una guerra, sicuramente. Non è pronta, ecco. Solitamente la Germania adora essere pronta quando le guerre le comincia lei. Esatto. Adesso non è pronta perché non Certo. hanno mezzi per sostenere una guerra. Paradossalmente è più pronta l'Italia. O la Polonia, che è stata riempita di armi come tutte le altre nazioni a confine con la Russia. Sì, esatto. Sì, ma anche alla Polonia hanno rifilato dei bidoni gli americani, Ah, la beh, Polonia. ma questo era ovvio. Che cosa pensavi? Che gli dessero gli ultimi Abrams appena Sì, anche dei costruiti? fucili No. da parata mi sembra gli è andato. Mi sembra normale. Sembra normale. Fatto sta che la Germania sta cercando in qualche modo di smorzare i toni e di spegnere una miccia che sta bruciando molto velocemente. Sì, ma come corresponsabile comunque sia, non è che riesca a smorzare più di tanto, mi sembra di capire, perché le azioni, soprattutto dal punto di vista difensivo e offensivo, cominciano a svilupparsi sempre di più. Sì, è atteso per il 21 un discorso di Putin alla Duma. Molto importante, lo RT diceva che era un discorso epocale, sarà da ascoltare i temi che saranno... E che richiederà un immediato voto della Duma. Ah. Ah, ecco, quindi è qualcosa che va addirittura oltre il discorso epocale. Fanno votare qualche legge importante o qualche decreto urgente, ecco. Sì. E il problema è che in genere tu dai una data perché qualcosa debba accadere prima, non di sicuro dopo la data, cioè non puoi comunicare una data al tuo nemico. Certo. E quindi bisogna stare attenti a partire dal fine settimana questo che viene e andare avanti fino a vedere che cosa succede il 21. Se il 21 ci presentano poi da discorso epocale, eccetera, una legge sulle pensioni nuova che annulla Sappiamo magari la che riforma la prima, cosa è tornata sappiamo che la ridimensionata, cosa si è sì. risolta e hanno trovato Certo, il un modo di accordo, parlarsi. sì. Perché ora come ora ricordiamoci una cosa, che non esiste dialogo. Ieri il portavoce di Zelensky, va bene, ha detto: ma noi abbiamo provato a chiamare Putin al telefono, ma non rispondeva. Il portavoce di Zelensky è Zelensky, no? Credo che sia la stessa persona. Non lo so.
Non lo so, e dalla Russia hanno detto: guardate che qua da noi non risultano telefonate arrivate. Cioè, siamo veramente a... No, Quando però ci sono sono. questi teatrini, quando ci sono questi teatrini, sono sempre finalizzati al creare l'immagine del no, ma io ho cercato di far Sì, di ma tutto per io, evitare. certo, ci ho Tempo provato. addietro, sì, ma se ti ricordi, 2 mesi fa noi avevamo accennato a un discorso, a un segnale brutto che avevamo avuto. Quando avevamo accennato all'ipotetico e fantomatico piano di pace che l'Ucraina si era ripromessa di presentare. Se ti ricordi, Sì, Bro? sono 3 puntate fa, 2 puntate fa, Tre o quattro abbiamo che detto avevano annunciato questo piano di pace un che Minsk 3, assolutamente tipo, no? sì, che assolutamente non poteva essere rifiutato, no? Chi l'ha visto? Nessuno, però loro dicono: ma noi abbiamo provato a presentare un piano di pace ed è stato, non è stato Rifiutato, accolto. sì. E quindi loro cercano di portare sulla carta la possibilità di dimostrare che hanno fatto di tutto, ma non è stato potuto evitare il conflitto. E quindi da adesso in avanti, da quando quelle navi famose passeranno il Bosforo e i Dardanelli e arriveranno a Sebastopoli, saranno giorni in cui, diciamo, quello di un passero è meno stretto di quello che dobbiamo fare Ok, va noi. Ok? bene, va bene. Credo che anche i nostri ascoltatori abbiano capito. Perché in quei giorni, se succede tanto così, è finita. Ma tra le altre cose rischia di coinvolgerci tutti. E questa è la problematica Sì, maggiore, perché come è esatto. nata nella seconda guerra tutto quello che è successo e nella prima ciò che è successo, qua Ma stiamo sì. rasentando, bene o male, le Allora, stesse. ricordiamoci una cosa, che per arrivare alla guerra del Vietnam c'è stato l'incidente del Golfo del Tonkin. Cos'era? Sì, un finto siluro che doveva Unità attaccate navali americane che sono state colpite per finta, sì, dai. perché si trovavano a ridosso delle acque del nemico, Sì. no? E ricordiamoci che qui le unità americane sono entrate nel Mar Nero, per cui Lavrov ha detto attenzione, Fermate tutto. e quindi potrebbero mettere anche quel limite che dicevo. Da non oltrepassare, che gli americani cercheranno di passare perché fanno sempre così. L'altra cosa, altro incidente, no? Ricordiamoci nel 39 i tedeschi che fecero mandare le SS vestite da soldati polacchi ad attaccare una radio, no? Per creare l'incidente. Anche loro lì avevano detto assolutamente non abbiamo alcuna intenzione di attaccare la Polonia nella maniera più assoluta, non ci abbiamo mai Rispetteremo pensato. l'integrità del. Rispetteremo l'integrità Sì. territoriale, assolutamente non ci abbiamo manco pensato, ma proprio, ma neanche per l'anticamera del cervello ci passava, no? Però abbiamo ricevuto un attacco e quindi dobbiamo E rispondere. in 5 minuti la prendiamo, ma non era pronto niente. Ma perché erano una macchina organizzativa che tu non ti immagini nemmeno. E resta comunque il fatto che Pearl Harbor, ad esempio, che avevano saputo prima Dell'attacco aereo, certo, ma sì. non avvisarono né la popolazione né l'opinione pubblica, né tantomeno le forze armate là presenti, perché doveva esserci l'attacco a sorpresa Ma di nuovo, dal punto dell'acqua, di vista eccetera. storico, noi abbiamo Una serie di una serie precedenti di enormi. esempi che non finisce più, ecco. Tutto quello che, tutte quelle situazioni che nessuno vuole, ma che tutti fanno in modo che poi Che accadano. capitino, certo. Perché fanno comodo per risolvere perché i nodi alla fine delle fini, parliamoci chiaro, alla fine delle fini i nodi arrivano sempre al Sempre, pettine. sì. Ci vorranno 70 anni perché tornino al pettine, ma solitamente i nodi sono sempre lì, eh. E parliamoci chiaro, gli Stati Uniti, come adesso, ha detto anche Kissinger in un'intervista poco tempo fa, gli Stati Uniti devono rassegnarsi a non essere più l'unica potenza mondiale. Soprattutto il poliziotto del mondo, questa è la prima cosa che Esatto. devono dimenticarsi. Perché altrimenti, se non lo accettano, si va verso il conflitto. E secondariamente ha detto anche che se non accettano questo, il conflitto diventa inevitabile. Anche per un motivo, perché se continuano su queste posizioni a non cercare il dialogo e a non accettare la situazione,
Cina, Russia, l'Eurasia, in poche parole, non stanno ferme. La Cina continua a crescere come economia, come tecnologia e via dicendo. E non ci mette tanto a sopravanzare del tutto in tutti i settori gli Stati Uniti, anche perché ha vantaggi alleati vicini che possono fornirle tutta l'energia, tutte le risorse che ha Ma bisogno. poi sono nazioni produttrici e noi siamo nazioni consumatrici, quindi fondamentalmente se loro decidono E loro domani di non mandarci più le navi, noi siamo nei guai fino al sì, collo. e loro stanno oltretutto cambiando anche questo tipo di situazione, perché loro stanno anche sostituendo i nostri mercati con i loro interni, e Certo. cioè stanno diventando consumatori dei beni che producono, aumentando il reddito dei loro Non cittadini. avendo E, più bisogno di noi, niente ma per teniamo niente. presente che se hanno 1,5 miliardi di persone lì, hanno anche un altro 1,2 miliardi di persone All'estero. nella Cina vicino, scusate, nell'India, Sì. in paesi, scusa, Senza contare l'Africa che la l'Indonesia, stanno cominciando a ricostruire, quindi. anche, per dire, sono stati sono regioni popolosissime. Non hanno poi, se elevano il reddito di queste regioni, loro hanno sostituito i mercati nostri, o quantomeno si adattano in breve tempo. Senza contare che sono comunità di persone che lavorano, lavorano e basta, il loro unico scopo è lavorare, quindi Esatto, funzionano e non esatto. danno neanche troppo fastidio nei paesi in cui sono, quindi tutti i cinesi all'estero fanno un lavoro eccezionale. Chi In poche parole, sente per di noi, problemi con le comunità cinesi? Ah, nessuno. appunto. Una delle cose che sto notando è che stanno uscendo anche delle bufale in giro su vari siti. C'è gente che sta lavorando un po' troppo di fantasia. Ma sai, non è colpa loro, Sì, molto spesso sì, sì. l'immaginazione comincia a Vabbè, girare, ad non vogliamo esempio, accusarli no, non, di, fondamentalmente non di faccio né nomi niente. né niente, Ecco, però appunto, parlo di un un esempio tra filmato, di tanti, un sì. filmato che è stato presentato come gli Iskander che arrivavano in Crimea, no? Noi guardiamo le immagini e ci E ho sembra. guardato le immagini e dico sì, sono Iskander, però c'è un problema che la vegetazione che c'è lì Le conifere, quelle in è Crimea non ci completamente sono, diversa sì. da quella che c'è nelle zone sud della Russia o della Crimea, vicino alla Crimea o vicino all'Ucraina. Si Quindi tratta di una regione centrale della Russia o addirittura orientale. stiamo osservando probabilmente un addestramento, sono come al solito lungo una delle loro Sì, strade con quei qualche altro movimento, convogli. esatto, qualche altro movimento che c'è stato tempo addietro. Questo non vuol dire che gli Iskander non ci siano, eh? Ci sono No, gli sicuramente. Iskander sono sicuramente in Crimea, ma ci sono dal E 2014. comunque non vedrete le immagini di dove sono posizionati. Ecco. No, no, nessuno. Come anche escono le notizie, i russi hanno attivato le contromisure elettroniche, hanno accecato le comunicazioni degli ucraini. No, queste cose qui non si fanno così a Sì. spot, si fanno Quando comincia la guerra. Quando hai bisogno di farle, non puoi farle prima per una ragione. Abbatti tutti gli aerei che stanno volando, perdono Sì, ma non solo, perché l'orientamento. Chissà cosa comunque sia succede. vanno chiusi prima gli spazi aerei. Appunto. Chissà che diavolo succede. Secondariamente lo fai a ridosso dell'operazione bellica, anche perché tu quando lo usi lo sveli al tuo nemico, il sistema che hai usato. Appunto, appunto. E secondariamente, perché una notizia così non può trapelare? Ma perché se l'hanno usato i russi, gli ucraini non verranno mai a confermarti che effettivamente ha funzionato. Ah sì, non Ci riusciamo hanno più a distrutto comunicarci. Esatto, tutto, sì. non lo diranno mai. Ma quindi, cioè, sono notizie che vanno prese con le molle. Certo. E guardate che da adesso in avanti ne usciranno per così se le cose peggiorano. L'abbiamo visto con la Siria, ti ricordi? C'era il buco nero dei radar, quelle cose lì, e gli americani che dicevano sì, è vero, lì non vediamo niente. Sì.
È incredibile, comunque sia, anche districarsi in mezzo a una No, serie no, di è notizie difficile, è così, difficile. è per questo che a noi ci costa ore di lavoro e le riassumiamo in un'ora e mezza alla fine. Esatto. Cioè, noi dalla puntata scorsa che tutti i giorni leggiamo 2 o 3 ore al giorno, notizie, aggiornamenti, via dicendo, scartiamo quelle che sono improbabili, eliminiamo quelle che sono impossibili e quello che rimane, per quanto strano, molte volte è la verità, no? Ecco. E poi cerchiamo di verificare, addirittura vado a vedermi i metadati dei video, fai conto. Certo. Poi, Stefano, ad io ho esempio, ancora qualche immagine qua. sì, ad esempio, nel video dei 18 Panzer avevamo fatto anche i fermi immagini per riuscire a capire i cartelli stradali e lì avevamo visto che erano diretti a Simferopoli. In altri casi abbiamo visto, ad esempio, dalle insegne dei saloni di automobili, no? Dove vendono le automobili, per riuscire a A localizzare geolocalizzare, sì. dove ci sono i nomi di locali, ristoranti o che. Ma la stessa cosa è stato fatto anche in Arabia Saudita quando hai fatto l'analisi delle centrali quando sono state Sì, colpite. esatto, Insomma. quando avevamo cercato gli ospedali in Siria, ti ricordi, i famosi ospedali di Damasco, siamo andati ma dove sono gli ospedali di Damasco? E siamo andati a vedere che c'erano addirittura su Google, Sì, no? sì, sì, sì. Perché erano segnati tutti gli ospedali. Siamo andati a vedere e abbiamo detto, ma questi non sono nella zona lì che cavolo di ospedali dicono? Alle solite. Allora ti Stavo dicevo, cercando abbiamo dettagli ancora delle sull'immagine. immagini qua di un ufficiale statunitense, donna, Sì, che... allora, la Brittany Stewart, non mi ricordo più come si chiama, è l'attaché militare americano a Kiev, no? Dell'ambasciata. Ed è andata sul fronte assieme al presidente Zelensky a visitare le truppe. Il problema è che lei si è fermata e ha fatto il saluto militare, c'è anche l'altra foto di questo evento, a una tomba di un personaggio che è un ex cantante lirico, eccetera, un personaggio così che però era legato a Pravi Sactor, no? Ed era manifestatamente, dichiaratamente, un neonazista. Il fatto che lei sia andata lì a fargli il saluto militare è un saluto da nazista a nazista, in poche parole. No, già mancava solo che alzasse il braccio, magari però non l'hanno fotografata, l'ha fatto. Ecco, l'ha fatto, ma Non lo nessuno l'ha so, visto, ecco. magari, forse. L'altra cosa poi è che bisogna vedere, lì qualcuno aveva detto no, non è vera la foto dello stemma, è un falso. Forse sì, forse no, a me non sembrava pixelato in maniera strana. Comunque sia, al braccio sinistro aveva, oltre alla bandiera ucraina, che si è vista chiaramente, perché la divisa che indossava forse non era la sua dell'esercito americano, ma quello dell'esercito ucraino. E infatti aveva anche un adesivo con scritto Ucraina o morte. La bandiera che Forse c'è verrà da qualche appesa nera dietro, parte. che Anche non quella dà, ecco. è indicativa comunque, eh? È indicativa di molte cose. Resta comunque il fatto che sono tutti segnali questi, fondamentalmente, che le cose non stanno andando Per benissimo. il verso giusto, Ah, e i russi lo l'unica sentono, cosa che sì. abbiamo dimenticato di dire, il volo da Baku te l'ho detto, il Non l'abbiamo volo. detto, ma io ho messo l'immagine mentre parlavamo Ok, dei vari esatto. voli. C'era Adesso. stato il volo da Baku a Kiev. Perché abbiamo citato quel volo? Perché era un 747 cargo. Questo vuol dire la capacità abbastanza grossa. Il 747 cargo non sappiamo che cosa trasportasse perché questi carichi non sono dichiarati, però sapevamo che cosa aveva trasportato in passato. Questo volo qui, questo aereo, serviva per il trasporto dalla Turchia a Baku degli aerei, Droni, dei droni Bayraktar. Bayraktar, che erano atterrati anche poi in Georgia.
e da lì trasportati via terra in Azerbaigian. Quindi 2 giorni dopo, 3 giorni dopo l'incontro di Zelensky con Erdogan, abbiamo questo 747 che si precipita dall'Azerbaigian all'Ucraina. Esatto, e probabilmente quindi che cosa ha portato? Ha portato parte dei droni o tutti i droni che sono stati usati in Azerbaigian, che sono una trentina circa, in Ucraina. E questo è un altro segnale brutto. Tipo che l'acquisto di cui parlavamo la volta scorsa è andato a termine. Sì, esattamente. E poi è un usato sicuro, voglio dire. Sì, l'usato sicuro, funziona. Sì, sono stati usati 6 mesi, 1 anno e poi venduti. Ok, tralasciando le immagini delle odalische. Benissimo, abbiamo un giudice ucraino rapito. Questa è una Sì, storia che mi lascia allora, abbastanza sbigottito. a inizio mese c'è stato questo Ma caso, dove ci troviamo? A Moldavia, ci troviamo in giusto? Moldavia, a Chisinau. Questo giudice non era un giudice, come inizialmente avevo capito, moldavo, che indagava su alcune cose legate. No, era un giudice ucraino che indagava sul governo ed è stato accusato di Sul suo corruzione governo, quindi sul stava suo governo. indagando sul governo ucraino. Esatto, e quindi è dovuto fuggire all'estero. Perché? Perché se indaghi sul governo ucraino, come minimo ti mettono in galera. E infatti gli hanno appioppato un'accusa di è un lawfare questo, no? Classico, come viene usato in Brasile, come è stato usato in Brasile contro Lula, ad esempio, che li hanno accusati di corruzione e poi assolti dopo anni in tribunale, però nel Perché il fatto non frattempo sussiste, avevano giusto? eletto Bolsonaro. E qui il giudice che stava per fare poi delle rivelazioni sulle sue indagini in corso in Ucraina, che erano state sospese, lui era riuscito a rifugiarsi in Moldavia. Ebbene, un comando ucraino dei servizi segreti, utilizzando il canale diplomatico dell'ambasciata ucraina in Moldavia a Chisinau, lo ha rapito fuori dalla palestra, caricato nel bagagliaio di una RAV4 dell'ambasciata Con ucraina targhe diplomatiche, sì. in Moldavia con targhe diplomatiche che non poteva essere fermata, che non poteva essere perquisita, e riportato in Ucraina e non se ne hanno più notizie e non ne ha parlato nessuno nei media occidentali di questo. Ci sono però gli articoli ancora disponibili in rete. Naturalmente questo cosa ha causato? Ha causato immediatamente gli attacchi dell'opposizione moldava contro la presidente filo-occidentale Sandu, che ha avuto molto appoggio da parte dell'Ucraina durante le elezioni recenti, tra l'altro presidenziali. E lei ha dovuto fare una dura nota Sì, ha di. tentato di discolparsene, condanno terribilmente questo Sì, gesto. terribilmente, Sì. e la cosa è morta lì. Molta. Speriamo È morta lì. Boh. Quindi l'Ucraina. che sia in vita, ecco. Non lo Abbiamo so. dei dubbi, ma Non lo speriamo so. che sia in Magari vita. morirà in un. Magari servirà per il false flag che vorranno provocare, non lo so. Tanto che ci sono, dicono, l'hanno ucciso i russi. Guarda, ne abbiamo viste di tutti i colori. E ne vedremo ancora, Stefano, perché da quando lavoriamo insieme ne vediamo veramente di ogni. Ti ricordi a Douma quando hanno chiuso tutti quei civili in un appartamento e li hanno gasati per dire che Certo, erano stati. sì. Dai. Siamo a situazioni di questo Sì. genere che tornano di nuovo in auge, quindi L'unica cosa siamo che voglio ancora preoccupati. aggiungere, oltre al volo di Maio a Washington e di Blinken a Bruxelles, quindi l'incontro c'è stato tra Di Maio e Blinken. È il fatto che Blinken sia poi volato a Bruxelles a bordo di un aereo, ma non un aereo qualunque, un volo E4B, cioè l'aereo del Doomsday, del giorno del giudizio, il comando mobile americano. E il fatto che non si sia voluto separare da quello indica che Ci siano delle tensioni abbastanza si trovano palpabili, in sì. una, esatto, in una situazione di rischio conflitto, e quindi la carica dello Stato, sai, nella gerarchia che c'è, se va all'estero deve trovarsi in possibilità di comunicare eventualmente con I le forze comandi, certo. armate, i comandi, via dicendo, e quindi questo aereo lo ha seguito.
Ripeto, anche questi sono i segnali che la situazione è seria e più andiamo avanti su questa linea e più ogni scintilla può causare un'esplosione. Credo che abbiamo detto Ti ringrazio Stefano. tutto. Metti eventualmente i capitoli sotto indicando se Se volete ci riesco, saltare guarda dal che minuto, è una metti questione di... solo quelle cose Ma lì, metti solo e dal lavoro minuto in al più, se ci minuto. riesco lo faccio, altrimenti no. Abbiamo Vaccino, detto te e vaccino, lettori. vaccino e geopolitica, no? Vaccino e geopolitica dal minuto al Ah, minuto. Poi ok, intendi quello. da Quello lì lo in avanti, faccio. esatto, da lì in avanti non trovate vaccino e geopolitica, ma trovate l'Ucraina eccetera. Ci provo, è la prima volta che lo faccio tra le altre cose, quindi perdonatemi se faccio qualche casino. Va bene, va bene. Stefano, grazie mille, alla Sasha, prossima. Incrociamo un saluto a tutte le nostre ascoltatrici e a tutti i nostri ascoltatori. le dita che non succeda niente fino alla prossima puntata. Certamente. Ciao Ciao. Stefano, grazie. Ciao, ciao.